30 novembre a Dubai riaprono i lavori della COP. Siamo giunti all'edizione 28 e ancora ci troviamo in condizioni abbastanza difficili. Si è tenuta la fase preliminare dei negoziati proprio nelle settimane scorse a Bonn e alcune cose iniziano a trasparire e cominciamo a capire in che direzione andrà questa conference. Ne parliamo come al solito dopo la sigla, intanto approfittane per iscriverti al canale se non lo hai già fatto. Ciao naviganti, ritorniamo dopo la pausa estiva, riprendiamo la playlist parlando di questo importante momento di dibattito a livello mondiale e vorrei raccontarvi oggi come è andata la conferenza di Bonn, che ha rappresentato i lavori preliminari di questa conferenza, portandoci poi verso il 30 novembre, quando apriranno i battenti a Dubai. Entriamo subito nel merito, cerchiamo di capire cosa è successo a Bonn, quali sono stati i punti chiave su cui ci si è concentrati e cosa c'è sul piatto per la trattativa di Dubai. Diciamo che a Bonn sono stati tanti temi trattati, ma due sono stati i punti in cui il dibattito è stato acceso e ci si è focalizzati moltissimo. Uno è il Global Stocktake. L'altro è il Loss and Damage Fund. Parliamo di due elementi chiave intorno ai quali girano tantissimi soldi e che ovviamente hanno un peso sul futuro dello sviluppo e della lotta all'emergenza climatica. Primo, il Global Stocktake, abbreviato GST, era già stato presentato a Parigi 2015 con l'articolo 14 che tra le varie cose diceva che questo strumento ha lo scopo di valutare i progressi collettivi verso il raggiungimento dei target dell'accordo e i suoi obiettivi a lungo termine. Cioè, tradotto in poche parole, a Parigi 2015 ci si è dati due target, 1,5-2 gradi di aumento accettabile della temperatura, cercando di tendere verso l'1,5, dandosi 2 come obiettivo limite. E si era deciso di allineare gli investimenti finanziari affinché mantenessero questo obiettivo. Di fatto, siamo sempre lì. Come gestiamo i soldi, chi li mette e chi li deve avere per raggiungere gli obiettivi che Parigi si è data. Il GST alla fine non è altro che uno strumento di valutazione degli obiettivi e dei target che ogni Stato si è dato rispetto agli obiettivi della COP21. Quindi dovrebbe rappresentare una serie di indicatori che dice in che condizioni è, ad esempio, l'Italia oggi nel 2023 rispetto all'obiettivo che l'Italia si è data alla COP di Parigi e andare a stilare un vero e proprio inventario delle emissioni globali con i delta Stato per Stato rispetto all'obiettivo finale. Questo sarebbe uno strumento estremamente vantaggioso e utile perché ogni Stato potrebbe modulare i suoi investimenti in maniera proattiva in funzione degli obiettivi. E quindi, se per un anno, ad esempio, per motivi interni, uno Stato ha deciso di limitare gli investimenti verso il raggiungimento del target che si è dato, l'anno successivo, magari guardando l'inventario delle emissioni, può decidere quanto aumentare per recuperare il suo livello di perdita ed eventualmente compensare anche i livelli degli altri. Magari altri paesi hanno investito di più e l'inventario delle emissioni ci dice che siamo in maniera positiva. Uno Stato che magari per un anno è in difficoltà può decidere di modulare i suoi investimenti. Quindi, per ogni singolo paese e per il pianeta intero, un inventario delle emissioni globali sarebbe uno strumento davvero interessante e utile. Ovvio che il politico lo vede molto spesso come uno spauracchio, perché viene scritto a livello mondiale nero su bianco chi sono i buoni e chi sono i cattivi. In altre parole, si vede chiaramente con indicatori semplici e immediati quanto ogni Stato sta facendo rispetto a quello che lo Stato stesso racconta. E questo capite che non è proprio così ben visto. Un altro tema caldissimo che si è avuto nella conferenza preliminare di Bonn
è il tema del phase out, cioè del percorso che ci porterà fuori dai combustibili fossili. È un tema dove ovviamente il peso del mondo dell'oil and gas è fortissimo e se guardiamo i dati che ogni anno vengono pubblicati sull'impegno economico e di personale che il mondo dell'oil and gas svolge in ogni COP, vediamo come è veramente enorme. Spesso l'impegno di questo settore è molto maggiore di tanti stati. Quest'estate, ad agosto, il Fondo Monetario Internazionale, quindi diciamo non proprio un'associazione ambientalista, ci ha detto che il phase out e la lotta all'emergenza climatica sono possibili solo a una condizione: interrompere, limitare la crescita e iniziare una decrescita dei sussidi che vengono dati al mondo del fossile. Stiamo parlando di 7.000 miliardi l'anno di sussidi che devono necessariamente, secondo il Fondo Monetario Internazionale, essere tolti da lì e messi nella lotta all'emergenza climatica, pena crisi economica globale. Questo, ripeto, lo dice il Fondo Monetario, l'FMI, che dà anche come contropartita di questo la fine dell'economia così come la conosciamo, quindi nessuna alternativa, non ci sono altre strade. E ripeto, lo dice il Fondo Monetario, non un'associazione ambientalista. Su una cosa c'è un accordo, almeno a parole, globale ed è parso che sui numeri non si discute. A Bonn. E quali sono i numeri? Beh, i numeri sono abbastanza importanti. Se vogliamo rispettare gli accordi di Parigi, è ormai chiaro che dobbiamo tagliare le emissioni del 43% entro il 2030 e dal 2030 al 2035 dobbiamo tagliare le nostre ulteriori emissioni di un altro 60%. Capite che l'impegno è veramente forte, ma la cosa buffa è che tutti i partecipanti convengono che non c'è nessun problema tecnologico a farlo. L'unico problema è un limite di volontà politica e qui, cari ascoltatori, il tuo impegno diventa fondamentale, spingere affinché la politica finalmente si renda conto di dove ci sta portando. Passiamo al secondo elemento cardine importante su cui si è discusso a Bonn, che è il famoso Loss and Damage Fund. L'abbiamo visto nella precedente COP, è stato istituito proprio nella COP27, ma nella COP27 non è stato definito nulla se non la sua istituzione, quindi mancano la lista dei paesi finanziatori, manca la lista dei paesi beneficiari e soprattutto mancano le modalità di accesso a questo fondo e la lista degli elementi che possono essere considerati loss and damage, cioè perdite e danni. A Bonn 24 stati hanno iniziato a lavorare su una tassonomia, di questi 24, ben 14 sono del sud del mondo e finalmente è iniziato a avere corpo una lista di eventi climatici che possono essere annoverati tra i loss and damage e quindi poi essere ripagati dal fondo. Ancora non c'è accordo assolutamente, dicevo, continua e permane su chi sono i finanziatori beneficiari e le modalità di accesso, che sono tre punti cardine. Questo perché? Perché i finanziatori, ad esempio, vorrebbero che nella lista dei danni ci fossero solo i danni dal giorno in cui viene approvato il fondo in poi e quindi non vengano annoverati i costi causati fino ad oggi dall'emergenza climatica, cosa che invece i paesi del sud del mondo chiedono fortemente. Dall'altra parte c'è il tema di cosa mettere dentro questa lista. Mentre i paesi finanziatori chiedono di mettere esclusivamente cose oggettivamente misurabili, quindi ad esempio un allagamento che distrugge un'area, quello che stiamo vedendo oggi in Libia, che cade al di fuori delle medie storiche di un determinato paese e quindi viene oggettivamente visto come elemento straordinario. Dall'altra parte, invece, i paesi più poveri chiedono anche elementi meno precisi, come ad esempio la perdita di identità culturale causata dalle migrazioni. Capite che qui siamo un po' agli antipodi: da una parte diventa molto difficile misurarla, dall'altra parte, per i paesi che dovranno poi mettere i soldi,
soldi diventa difficile da accettare probabilmente. Quindi il dibattito è ancora molto indietro purtroppo e ci si sta fermando su questi punti che in realtà sono dei punti sostanziali e quindi non credo che oggettivamente alla COP28 vedremo ulteriori passi. Già avere una tassonomia e quindi una lista di quali sono gli eventi climatici conosciuti come estremi sarebbe un bel passo avanti. Ma come ci appare oggi la COP28? Che speranze possiamo avere? Le speranze, come al solito, non sono fantastiche per motivi oggettivi, interni ed esterni. Vediamo un po' i motivi esterni. La COP28 si muove e verrà realizzata quest'anno a Dubai. Il presidente è Tal Al-Jaber. Al-Jaber è CEO della Abu Dhabi National Oil Company, una delle più grosse compagnie del fossile di Abu Dhabi e del mondo. Capite che un presidente di questo tipo tende a probabilmente essere vittima di pressioni almeno molto importanti, in più è oggettivamente in conflitto di interessi molto importante, quindi questo non depone certo a vantaggio di questa COP. Già la precedente di Sharm el Sheikh era stata riconosciuta come una COP di passaggio, c'è il rischio che anche questa sarà vittima delle pressioni del mondo dell'oil e gas in maniera molto forte. E di nuovo, siccome le decisioni le prendono i politici, siccome in Europa si voterà, facciamo sentire la nostra voce. Dall'altra parte, vi ricordo, c'è un problema intrinseco delle COP. Le COP sono strutturate come processo bottom-up, cioè processo che predilige un accordo condiviso tra tanti stati piuttosto che un accordo importante ma firmato da pochi stati. Quindi per condividere l'accordo tra tanti stati necessariamente l'accordo deve essere al ribasso, proprio per cercare di declinare tutte le sensibilità. Quindi tendenzialmente dalle COP non ci possiamo aspettare accordi pazzeschi, sono sempre costantemente piccoli passi che vengono fatti COP dopo COP. Dall'altra parte c'è da dire che la pressione legata alle emergenze climatiche ormai sta diventando sempre più pesante, lo vediamo in tutti gli stati, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli ultimi 3 mesi qui in Emilia-Romagna e in Italia, anche se i nostri politici continuano a non sentire e non capire queste problematiche. Lo vediamo nel Nord Africa, lo vediamo con la crescita delle migrazioni di queste settimane, di questi mesi, che in gran parte sono dovute all'abbinamento emergenza climatica, situazione sociopolitica, che a sua volta è guidata dalle problematiche legate all'oil and gas e quindi di nuovo legate all'emergenza climatica, si torna sempre lì e quindi il tema è sempre quello, cioè la politica ha bisogno di pressioni per prendere delle decisioni sempre più urgenti. Quelle pressioni le possiamo fare noi. Bene, se questo video ti è piaciuto, se questa playlist ti piace e vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi in podcast o sul sito o nelle newsletter, con i tanti strumenti che metto a disposizione costantemente. Tornando in porto, riflettiamo e cerchiamo di tenerci aggiornati sugli eventi della COP. Per ora è tutto. Ciao naviganti!